Ciao ragazzi, buongiorno. Eccoci di nuovo per un'altra sbarbata in amicizia. Oggi avevo proprio voglia di fare un video e volevo ringraziare anche tutti quelli che hanno visto il video precedente e anche quello del montaggio, e mi ha fatto molto piacere ricevere varie recensioni positive. Oggi facciamo una sbarbatina con un prodotto nuovo, perlomeno per me. Fine Orange Noir. E ho iniziato già il caricamento direttamente in ciotola con uno Zenith che ho preso ultimamente in Silver Tip. Ciuffo fantastico. Il caricamento è quasi completato, da come vedete. Adesso lo andiamo un attimino a terminare. Pasta di sapone molto morbida. Come rasoio, oggi andiamo a usare questo rasoio che a me mi ha fatto letteralmente innamorare. Il Russo della Home Like Shaving. Questo rasoio è il rasoio Start. Questa confezione che vedete presenta diciamo il kit completo. Si presenta in questa fantastica confezione con garanzia vita e la bellezza di quattro piastre. Queste tre che vedete qui, una piastra open comb con un gap di 1,18. Anzi, scusate, una piastra open comb, ma il gap è di 0,90, scusate. Poi una piastra closed comb da 1,18, questa qui. Purtroppo con la messa a fuoco non riesco più di questo. 0,69 questa qui. E la piastra che andiamo a usare oggi è questa da 0,9, quindi 0,90. Rasoio in acciaio. Fantastico. Allora, finiamo di caricare a dovere con il mio metodo il pennello. Ciuffo Silver Tip morbidissimo. Vado a sciacquare un attimino, a bagnare e inumidire il viso e arrivo. Eccoci. Oggi, a differenza del mio standard, diciamo, in cui uso sempre un montaggio in ciotola, oggi vado a fare un face lathering. Metodica che utilizzo poco, ma ultimamente mi sta dando soddisfazioni. Finisco il caricamento e andiamo direttamente in viso. Questo sapone è un sapone tallowato, monta secondo il mio parere alla grande. Ho dovuto un attimino prenderci la mano con i primi utilizzi perché, diciamo, forse con questa tipologia di saponi, pasta molto molto morbida, non ero molto abituato, però da come vedete il montaggio stile sempre da sapone tallowato c'è. Cioè, vado ad aggiungere un po' d'acqua nel ciuffo. Perfetto, inizia a idratarsi bene a dovere, bello lucido, ancora acqua, mi chiede abbastanza. Barba di 24 ore circa, quindi
come al mio solito, barba giornaliera. Vado a utilizzare quella piastra 0,90 perché a dispetto di quel gap, che può sembrare elevato, in realtà è un rosario con un taglio molto molto delicato e mi ha veramente conquistato. Ancora acqua. Direi che ci siamo perché comunque c'è una bellissima crema densa. Quindi alla grande. La profumazione del sapone è qualcosa di incredibile. Ricalca. Secondo me alla perfezione il famoso Terre d'Hermès. È veramente, veramente buona la profumazione. Da come vedete, anche come meccanica, io non credo che ci sia una problematica di montaggio o di sorta. Io sono soddisfatto così. Vado a dargli un velo d'acqua giusto. Non dovrebbe seccarmi in viso, però lo idratiamo. Lo idratiamo per bene. Andiamo ancora un po' qui. Voilà. Il ciuffo è carichissimo. C'è una quantità di sapone all'interno incredibile. Partiamo. Ad appoggiare il pennello. Come ricordo sempre, io sono neofita, quindi non devo imparare niente a nessuno e me la godo la sbarbata tutti i giorni. Quindi start. Tendo bene la pelle, andiamo verso del pelo. Il taglio è delicatissimo. Il sapone ha idratato la grande. Addirittura qui, cioè, nonostante il pelo l'ha portato via, rimane. Fantastico. Naturalmente ho scordato di dirvi la lametta, ma rimedio subito. Rasoio russo, quindi ho abbinato la lametta russa, la Voskhod. Lametta al teflon, fantastica. Face mapping. Questa parte del pelo
va quasi completamente in orizzontale. Qui va a salire. E qui di nuovo orizzontale. Sciacquo un attimo il viso. Allora, andiamo di seconda passata barra traverso barra contropelo. Faccio una seconda passata diretta. Sapone che non ha smontato, da come vedete, minimamente, anzi, alla grande. Ho avuto la fortuna di prenderlo in un mercatino, questo rasoio. Un'ottima occasione, rasoio in condizioni perfette, ottimo. È arrivato completo di garanzia, scatola. Veramente è stata una bella occasione. Era tanto, tanto, tanto che lo puntavo, e un rasoio che merita tantissimo. Dopo questo rasoio, questa casa russa ha fatto anche altre versioni, tra cui una versione che si chiama Colibri, se non sbaglio. Non dovrebbe essere una sorta di evoluzione di questo rasoio. Quindi questo progetto, diciamo, è un po' più datato, lo start, ma sinceramente per quello che serve a me va alla grande, anzi. Il rasoio è bello pesantino, eh. Non l'ho pesato, ma 90 grammi credo che li ha tutti, anche più. Vado a dare una bella idratata, seconda passata la faccio molto molto scorrevole. Io sono poco abituato a fare face lathering, però ultimamente, da come vedete, riesco senza problemi, caricando bene il pennello, senza paura di sprecare prodotto, perché tanto ne abbiamo a tonnellate, quindi... Io dico che sono a posto, direi che ci siamo. Voilà. Bagno nuovamente il rasoio, sempre con acqua calda. Andiamo di contropelo in questa zona collo. Delicatissimo, però comunque efficace. Poi va bene, io non vado alla ricerca a tutti i costi del BBS, quindi che domattina già faccio nuovamente la barba, quindi faccio un paio di ritocchini, giusto per cronaca.
Se conoscete Terra d'Hermes, è impossibile che non vi piaccia questo sapone. Ok. Mi sciacquo e mi fermo qui, erano solo due ritocchini, non vado minimamente a forzare, non me ne frega nulla. Vado un attimino a sciacquare il viso con acqua fredda. Ops. Il supporto un po' instabile. Ho sciacquato il viso con acqua fredda. Così vado a chiudere i pori. Tampono i residui. Allora, non sono BBS, ma non l'ho nemmeno cercato, quindi comunque ho portato a casa la rasatura, la pelle è morbidissima, bel posto rasatura, qui il pelo non ho forzato, ma c'è ancora un po', quindi il BBS c'è, visivo, sì, tattile no, ma non mi interessa. Concludiamo con il suo after, che è fantastico, una profumazione che rimane per ore, cosa che non mi aspettavo da un after. Solita splashata industriale, voilà. Che goduria. Buonissimo. Lascia la pelle setosa ed è anche mentolato, quindi rinfresca anche. Veramente, veramente buono. Metto ancora. Tanto non abbiamo paura. Voilà. Che dire? Sventolata? Io ragazzi vi saluto e continuate a seguire sempre il canale e ci vediamo alla prossima.